È un dovere di tutti proteggere i bambini, soprattutto quelli esposti ad elevato rischio di sfruttamento, tratta e condotte devianti. È l'appello rivolto dal Papa prima dei saluti che, come di consueto, concludono l'appuntamento del mercoledì con i fedeli. L'occasione è la giornata internazionale per i bambini scomparsi che ricorre oggi. L'auspicio di Francesco è che le autorità civili e religiose possano scuotere e sensibilizzare le coscienze per evitare l'indifferenza di fronte al disagio di bambini soli, sfruttati e allontanati dalle loro famiglie e dal loro contesto sociale. Bambini che non possono crescere serenamente e guardare con speranza al futuro. Ma sentiamo, ascoltiamo uno stralcio dell'udienza nel servizio. La necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Dunque, non si tratta di pregare qualche volta quando mi sento. No, Gesù dice che bisogna pregare sempre, senza stancarsi. Tutti proviamo un momento di stanchezza e di scoraggiamento, soprattutto quando la nostra preghiera sembra inefficace. Ma Gesù ci assicura, a differenza del giudice disonesto, Dio esaudisce prontamente i suoi figli, anche se ciò non significa che lo faccia nei tempi e nei modi che noi vorremmo. La preghiera non è una bacchetta magica, non è una bacchetta magica. Essa aiuta a conservare la fede in Dio, ad affidarci a Lui anche quando non ne comprendiamo la volontà. In questo Gesù stesso, che pregava tanto, ci è di esempio. La lettera agli Ebrei ricorda che, così dice, nei giorni della sua vita terrena, Gesù, egli offrì preghiere e suppliche non con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui viene esaudito. A prima vista questa affermazione sembra inverosimile perché Gesù è morto in croce, eppure la lettera agli Ebrei non si sbaglia: Dio ha davvero salvato Gesù dalla morte, dandogli su di essa completa vittoria, ma la via percorsa per ottenerla è passata attraverso la morte stessa. Il riferimento alla supplica che Dio ha esaudito rimanda alla preghiera di Gesù nel Getsemani. Assalito d'angoscia, incombente, Gesù prega il Padre che lo liberi dal calice amaro della passione, ma la sua preghiera è pervasa dalla fiducia nel Padre e si affida senza riserve alla sua volontà. Però, dice Gesù, non come voglio io, ma come vuoi tu. L'oggetto della preghiera passa in secondo piano. Ciò che importa prima di tutto è la relazione col Padre. Ecco cosa fa la preghiera: trasforma il desiderio e lo modella secondo la volontà di Dio, qualunque essa sia, perché chi prega aspira prima di tutto all'unione con Dio, che è amore misericordioso.